Di nuovo in diretta con Mattina 9, io rientro soltanto per lanciare un'intervista unica che abbiamo realizzato alla grande voce napoletana Nino D'Angelo, che si è espresso al microfono della nostra Mariù circa la sua vita professionale, la sua vita personale, ma soprattutto un grande evento che è quello dell'apertura del teatro Trianon Viviani di Napoli, un evento che avvicina soprattutto la gente del popolo, quella del quartiere Forcella, alla nobile arte del teatro, non solo, ma avvicina anche i giovani a quest'arte, all'arte teatrale che fa tanto, tanto bene alla socialità in generale. Vediamo l'intervista di Mariù. Dopo 2 anni e mezzo di inattività e soprattutto dopo un lungo periodo di difficoltà economica, finalmente riapre il teatro Trianon Viviani, detto anche Teatro del Popolo. E ovviamente dietro grande ed enorme sforzo da parte della regione c'è anche chi cura la direzione artistica attualmente ed è il grande maestro Nino D'Angelo, che tra l'altro ha inaugurato il teatro Trianon Viviani con uno spettacolo Io senza giacca e cravatta, ed è uno spettacolo con una forte componente autobiografica. Maestro. Sì, sì, perché a me piace molto percorrere sempre o ripercorrere quelli che sono stati giorni difficili, ma belli. Comunque c'erano delle cose che oggi magari non ci stanno più, perché sui sentimenti, soprattutto sui valori della vita, diciamo, il progresso non è stato assolutamente progresso, ma è stato molto regresso. Per cui quando poi ti trovi a confrontarti con la tua vita passata, dove veramente si era poveri, era più difficile, però la difficoltà ti rendeva anche la vita più... eravamo più uniti, no? C'era più... più verità. Più verità, cioè la famiglia è un valore esagerato che purtroppo è andata sempre un po' scemando. Adesso a casa non si parla più. A tavola si sta con i telefonini in mano, ci si mette sul computer. Il computer è stata una grande invenzione, però diciamo internet, bellissimo, però è stato anche sotto l'aspetto proprio dei sentimenti, è stato un po'... progresso o regresso? Progresso, come ho detto prima. Come ha detto prima, ovviamente lei, abbiamo detto, cura la direzione artistica del teatro Trianon, ha detto anche Teatro del Popolo, e non manca un omaggio a chi è scomparso da 10 anni, al re della sceneggiata napoletana, ovvero Mario Merola. Le volevo chiedere il rapporto, soprattutto chi è stato per lei Mario Merola? Cioè, Mario Merola è stato per me un punto di riferimento sicuramente, soprattutto nella sceneggiata, cioè Merola era il più grande della sceneggiata, era... negli anni 70, negli anni 60, 70, 80, quando la sceneggiata ha avuto dei momenti, no? E Mario Merola era il capostipite. Diciamo che più che la sceneggiata, io ho voluto fare un omaggio a lui qua, perché secondo me Mario Merola era tra i grandi del nostro teatro, della nostra musica, quindi è giusto dargli questa cosa, insomma, perché se l'è meritato sul campo Mario Merola. Merola l'ha portato la sceneggiata in tutto il mondo, quindi ci dobbiamo togliere il cappello davanti a certi artisti. Poi, sai, ci sa chi può avere più considerazioni, meno considerazioni, però io penso specialmente il popolo, un teatro come il nostro, a Mario Merola lo deve solo venerare. E condivido questo suo pensiero, ma soprattutto anche da un punto di vista sentimentale, come legame. Mario Merola per me è stato come per tanti artisti, a me soprattutto. Ci ho fatto anche dei film con Mario Merola, quindi c'è stato un legame anche familiare proprio, no? Eravamo come padri, figli, io ero un po' il suo figlio ribelle, però mi divertiva molto, perché Mario Merola era un personaggio che sulla scena ti faceva piangere, ma in privato era un grande comico. A me mi faceva molto ridere. Abbiamo visto che il teatro Trianon fortunatamente riapre, ma c'è stato un coinvolgimento anche da parte delle istituzioni. Ci troviamo in un luogo che purtroppo salta all'occhio, salta alla cronaca per quelli che sono gli episodi di Camorra, ma anche quelli là dell'apparanza dei bambini. Che cosa vuol dire, ecco, restituire il teatro in questo luogo? Significa prima che non tutta la gente di Forcella, non tutti i bambini di Forcella fanno parte delle paranze. Quindi che non fanno parte delle paranze, bisogna dargli
tutti i diritti che gli spettano. Siccome qua il diritto e il dovere sono due parole che non si sa che sono, perché io penso che noi dobbiamo avere rispetto della gente di Forcella, prima. Poi se in una famiglia, in una comunità ci sono delle mele marce, non è che devono diventare le mele marce la cosa più importante di un quartiere. C'è stata tanta bella gente a Forcella, ma tanta bella gente a Scambia, tanta bella gente a Ponticelli. Cioè, in questi posti c'è tanta bella gente, però purtroppo fa successo il male, perché è più eclatante. Se tu fai qualcosa di bene non lo dice nessuno, se fai qualcosa di male. Qua se questo teatro si è aperto, ringraziando a Dio, diciamo, le pagine dei giornali ci hanno dato anche un bello spazio, però sicuramente se fosse successo qualcosa di cattivo saremmo stati sulle prime pagine più tempo. Invece qua abbiamo resuscitato un teatro. C'è una cosa che non avviene quasi mai, perché quando si chiude un teatro non si apre, non si riapre più. Noi a Napoli abbiamo fatto questo miracolo e io ringrazio anche il Presidente De Luca, la Regione Campania e le istituzioni, ringrazio per aver permesso questo, che da solo non ce l'avrei fatto mai, non avrei potuto fare. Per cui, niente, questo teatro è un teatro che vuole essere anche un punto di aggregazione con la gente, un punto di riferimento, una luce, un portavoce anche delle cose buone che si fanno qua, perché delle cose brutte già ci sono i portavoci, anzi si aspetta proprio. Maestro, diciamo appunto essere portavoce di buone notizie, di buone favelle, e infatti qui Teatro Triano non è solo spettacolo. Io vorrei mettere in luce ancora di più la sensibilità che le appartiene e il grande cuore umano, perché il teatro oggi si mette anche a servizio appunto dei ragazzi di Forcella, creando proprio dei laboratori adatti per gli scugnizi di Forcella affinché loro vivano, non solo vedano, ma vivano appieno il teatro e quindi anche la sua musica. Guardi, io... Il sogno più bello è di vedere tutti i bambini di Forcella giocare, perché i bambini di Forcella non sono mai bambini, e noi non ci dobbiamo chiedere poi perché sbagliano, perché non sono bambini. Se lei va fuori qua e va a trovare 100 metri per un bambino per farlo giocare, l'assicuro che non trova niente. E per essere bambini bisogna farli giocare. Allora, se no non sono mai bambini, sono bambini diversi. Allora la diversità la portiamo noi a queste. Noi diciamo che siete bambini diversi, noi non gli diamo un futuro, noi non gli diamo certe cose, non è solo colpa loro. Adesso non voglio dire, perché chi vuole essere un delinquente lo è e lo farà sempre, però noi dobbiamo insegnare ai bambini che vivono con i bambini che vogliono diventare delinquenti, alle persone che vogliono, che quello è il male. Qual è il male e qual è il bene? Dobbiamo parlare ai bambini. Attraverso le sue canzoni e la sua musica è riuscito a raccontare tante facce della nostra Napoli, di questa bellissima città. Tanti anni, 40 anni addirittura di canzoni. Come trova Napoli oggi? Cioè, Napoli è una città sempre così. Napoli è una città... che ha le sue contraddizioni, è proprio Napoli si contraddice sempre, però io della bellezza interiore dei napoletani, di certi napoletani, no? Delle persone, dei napoletani normali, io mi butterei nel fuoco. Io penso che i napoletani sono un popolo bello, un popolo altruista, un popolo che ha sempre dato. Non ci dimentichiamo che Napoli è stata capitale. Perché poi si hanno pigliato tutto quello che teneva per bello lui e se l'hanno buttato. Poi se andiamo a poi nella storia capiamo tante cose. Però Napoli è pure una città che quando si vuole risvegliare si sa risvegliare. Io sono fiero di essere napoletano, comunque, con tutte le contraddizioni, perché mi piace. Se dovessi nascere di nuovo vorrei nascere sempre qua. 40 anni di canzoni, ma da 40 anni fino dalla storia mia, no? Il primo album fino ad oggi, Napoli è cambiata, ma soprattutto è cambiato Nino D'Angelo. Fisicamente sicuramente sì, pure nella testa ovviamente, perché si cresce, quando tu hai 20 anni, quando viene 59 sei un uomo oramai, anzi
sei pure vecchio, hai altri tipi di responsabilità. Oggi mi sento più responsabile in quello che faccio, in quello che dico. È normale, quando ti alimentate con una scelta in capo, fai film, fai successi, va bene. Poi diventi adulto e capisci che ci sono persone che hanno bisogno di te, anche di qualche pensiero tuo, per l'esperienza che hai. Cioè, se io parlo con un giovane, sicuramente non possiamo avere la stessa mentalità. Però posso assicurare che i giovani di oggi sono fantastici e se c'è una colpa verso di loro è di noi che negli ultimi 20 anni non abbiamo dato ai nostri figli un futuro, non abbiamo saputo dare a tutti quanti i nostri figli un futuro, insomma. Adesso bisogna rimboccarci le mani e aiutarli a fare questo passaggio e dobbiamo essere noi i primi, perché noi vi abbiamo messo in questa condizione. Maestro, un'ultima domanda, abbiamo ripercorso un po' la sua carriera artistica che è molto longeva, lunghissima, abbiamo detto 40 anni, in cui non è facile consolidarsi lungo il tempo, quindi vuol dire che lei abilmente è riuscito ad adeguarsi, è riuscito ad abbracciare diverse musiche, anche diverse sonorità, e questo è un plauso davvero lodevole. Le volevo chiedere, oltre questo, innanzitutto come è riuscito a plasmarsi e quindi ad adattarsi ai cambiamenti anche musicali, ma soprattutto se attualmente, oggi, la nostra musica è in pieno fermento musicale, c'è sia il cantautorato ma anche l'hip hop, come vede poi la musica? Beh, innanzitutto io penso che il Nino D'Angelo degli anni 80, se io fossi in tante persone dovrei quasi chiedergli scusa, perché Nino D'Angelo comunque quel Nino D'Angelo là ha aperto un mercato e ha fatto mangiare a tanta gente. Se ogni cantante è un impresario, pensi quanta gente ha fatto mangiare, se mi sono cascette, quanta parrucchiera ha fatto mangiare. Io dico che è normale che uno a 20 anni è un ragazzino e a 60 è un uomo, è normale. Io a 20 anni facevo le canzoni e già era una rivoluzione, perché Mario Merola e i cantanti dell'epoca cantavano le canzoni della malavita. Chi si è sciute e ha cominciato a cantare una volta all'amore, per cui bisognerebbe fare un passettino indietro e dire però è vero, cioè, perché non c'è stato mai questo passaggio. Io ho subito un pregiudizio esagerato nella mia vita e non glielo auguro a nessuno, siccome lo subiscono molti napoletani quando vanno al nord, io lo subisco, l'ho subito qua nella mia città. Perché anche qua ci sono i razzisti, non è che i napoletani razzisti cantano. Cioè non esistesse un uomo nel secondigliano, no? Esistono due Napoli, tre Napoli, non lo so quanto. Io appartengo alla Napoli popolare, quello che sono nato in un posto dove è più facile sbagliare, e come ho detto prima, dove non c'è il diritto e non si conosce il dovere, insomma, qualcuno ce la dambarà. Invece noi siamo stati sempre abbandonati a noi stessi. Metto pure me in mezzo, perché io sono di San Pietro a Patiente, che è un altro quartiere a rischio. Però io posso assicurarvi che tanta colpa non è solo della gente, ma sicuramente lo Stato se ne è fregato sempre. È stato solo, noi siamo solo pure a farci strumentalizzare, tutti ci strumentalizzano questi posti, ogni tanto si servono, si fanno, servono ai giornali, servono ai media, servono a tutti, però vengono sempre strumentalizzati, però alla fine poi non si fa niente per questi posti. Vedi, noi abbiamo fatto il teatro, invece siamo riusciti a farlo, ma noi siamo fortunati, perché dovrebbero aprire anche il Pierrot, per esempio a Ponticelli, c'è un teatro che si chiama Pierrot, che è un teatro importante, potrebbero fare come abbiamo fatto noi qua, in tutti i posti c'è qualche cosa che lo fa e lo fa per la gente, ma c'è questa volontà, non è che ci vogliono i miliardi, non c'è la volontà. Non vogliono che gli ignoranti si acculturano, perché servono. Servono molti ignoranti, politicamente serve l'ignoranza, non le persone che pensano.